benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Sbustamento con gli R0. Bravissimo, si torna col giapponese, si torna col giapponese, 25esimo anniversario. Il Mewtwo, il nostro primo giveaway per i 100 iscritti, è andato via e siamo già a 160, caro Roby. Quindi praticamente il VMAX, il Charizard VMAX dei 250 iscritti è già vicino. Praticamente finite le feste, mi sa che salutiamo anche il nostro Charizard VMAX. Nel frattempo mi è arrivato un sacco di materiale dagli amici Davide e Filippo di Otaku Card Shop. Trovate il link del canale Telegram in descrizione, dove fare acquisti direttamente dal Giappone a prezzi imbattibili. Oltre a quello c'è la passione e la voglia di tanti ragazzi di avere le carte Pokémon della qualità giapponese con prezzi veramente pazzeschi. E detto questo, questi sono i nuovi arrivi. Abbiamo il box del 25esimo anniversario. Questo è il box, praticamente l'equivalente delle nostre Gran Festa, che vedete qui. Praticamente all'interno si può trovare il Mew, le carte che conosciamo bene di Gran Festa. Sì. E poi si può trovare anche Pikachu V-Union, cioè la nostra promo, si può trovare anche in questo box. Questi qui, visto che li conosciamo, li togliamo. Sì. Oltre le 10 bustine, di cui ora andremo ad aprirne 5. Sì, quindi abbiamo... 5 carte. Esatto, 5 carte del 25esimo anniversario. Abbiamo questo fantastico pacco da cui tirerò fuori un po' di meraviglie che Roby ancora non ha visto. È quasi ritornata la statuina. È quasi ritornata la statuina perché detto, al posto di dire hai detto sbagliato una cosa. Vabbè, buonanotte, però cioè, dobbiamo perdere 5 minuti per dire questa cosa. Allora, andiamo avanti. Abbiamo questa qui è l'altro box del 25esimo anniversario, perché c'è il box da 16 bustine. Questo invece è il box da 4 bustine, più una moneta promozionale, più una carta. Si vede bene da questa parte. Ah, io pensavo... Questo lo terremo sealed, quindi togliamo via anche questo. Io pensavo fosse un pacchetto di matite giapponese. No. Questi invece sono un regalo, indovina per chi? Per me? Esatto, sono un regalo per te. Questi sono dei promo pack di Matchless Fighters, cioè praticamente l'equivalente del nostro Chilling Rain, dove venivano fuori i tre uccelli di Galar, bravissimo. E queste adesso le sbusteremo e vedremo cosa ti hanno regalato. Queste me le ha date proprio Davide per te, perciò figurati. Ma anche il nostro amico a cui ho dato del materiale in settimana mi ha detto: salutami tuo figlio, perché ormai sei una star. Questo è un altro Umbreon del 25esimo anniversario per mio amico Ale, che dobbiamo dargli, quindi possiamo toglierlo. Sì. E poi abbiamo queste due meraviglie, che sono praticamente i Charmander CP3. E guarda che olo hanno queste. Oh! Esatto, hanno dei cuori praticamente, ed erano della serie CP3, come puoi vedere. Questi sono del 2016, sono delle Pokékyun Collection XY del 2016. Via anche queste meraviglie, questo qui lo possiamo usare. E qui c'è uno dei principi, ma non un Charizard solo, perché già abbiamo il Charizard del 25esimo anniversario. Che è arrivato. Hai visto sotto qualcosa? Hai visto qualcosa sotto? Ho visto dietro, ma sì. Questo è il principe, lo mettiamo qua. Tutti avrete visto quella carta. Quindi dobbiamo girare. Sì, possiamo girare. Iniziamo allora da qui. Vai, tieni. Togliamo pure la pluriball gigante. Esatto. Questi sono invece del CP2. Sono le Legendary Shine Collection. Questi sono del 2015. E ci abbiamo il nostro amico Arceus, guardate, io questa impazzisco. Noi abbiamo già il... Ti ricordi cosa ci abbiamo di questa serie? Il re, che abbiamo visto nel precedente video, il Regi Gigas, perfetto.
Ecco, guarda. Un Latias con... Latios. È il maschio, sì. Guarda chi c'è dietro che... Palkia. Arrabbiatissimo. Praticamente poi nella stessa carta di Palkia, sempre di questa serie, si vede Latios. Sono veramente stupende. Ultime due. Abbiamo Red Pikachu. Anche qui, guarda che olo. Ma Pikachu non è rosso. Pikachu di rosso, sì, non è rosso Pikachu, Pikachu è questo, è rosso è questo, te lo ricordo? Il rosso, sì, il trainer, sì, dei videogames, esatto. E questa la davano come promozionale del 20° anniversario. Praticamente in Giappone, quando tu vai a comprare, molte volte tu vai a comprare delle bustine, ne compri più di 5 e ti danno una promozionale. In questo caso la davano nel 20° anniversario, un po' come queste bustine bianche le danno come promozionale se compri... 5 bustine di quelle del 25° anniversario, cioè praticamente se compri 5 bustine non box come questi ti danno una promo bianca. Ultima, con questa sleeve fantastica sempre del 25esimo, grazie ancora a Davide e Filippo ovviamente, abbiamo l'ultima bomba. Bella, 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 bella. Charizard Shiny di Shiny Star V. Questa è stupenda. Vabbè. Finito con queste meravigliose carte, complimenti. Iniziamo a sbustare le tue? Sì. Allora, togliamo 5 di queste. 3, 4, 5. Via. Quindi avremo... Sì, che sennò il video diventa interminabile. Quale vuoi iniziare? Vedo un rosso e un blu. Rosso. Rosso, ovviamente. Perché è il mio primo colore preferito. È il tuo primo colore preferito? Se ci fosse stato il giallo con l'elettro, allora avrei scelto il giallo. Il giallo con l'elettro, wow. Sì, perché il giallo è il colore del... Allora, io leggere qui, vedo che c'è scritto VMAX, quindi mi aspetto delle... VMAX. Delle meraviglie. Quindi, 3, 2, 1... Oh, oh, oh! No, 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 questi regali a te, questi regali... Non possono passare. È un Cinderace VMAX pazzesco. Guarda la scritta rossa e blu. Che spettacolo, ragazzi. Meraviglioso. Senza considerare la centratura e i bordi. Vabbè. Commozione. Che vuol dire commozione? Non sai cosa vuol dire commozione? Quando uno si commuove. Ah, proprio. Sì. O commozione cerebrale quando tira una bella craniata da qualche parte. Questa qui, la seconda, è tua o mia questa? Mia. Ecco, però te ne fossi dimenticato. Ma invece direi che sei attento. Poi mi sa che ovviamente è Leon. Potrebbe, però potrebbe essere ingannevole questo blu. Sì, attenzione. Ma nel rosso abbiamo trovato... È rosso sì, però questo potrebbe essere ingannevole. Chi lo sa. 1, 2, 3. E invece no, è Rillaboom VMAX. Che esce dal tamburo. Con un tamburo pazzescamente grande, gigantesco. Vmaxizzato, vmaxizzato all'inverosimile, bellissima anche questa. Andiamo a metterlo qua. 1, 2 Vmax, una più bella dell'altra. Allora, questa qua è sicuramente in colpo fusione del set italiano, è stata ripresa, non con questa scritta pazzesca, però è stata ripresa in colpo fusione, Fusion Strike in inglese. Questa secondo me no, questa ancora la devono stampare a qualche parte, però potrei sbagliarmi, quindi se lo sapete correggetemi pure nei commenti. Bando alle ciance, iniziamo con la ciccia, sì. Seria. Speriamo di trovare a questo punto uno Shining Magikarp, un... Dark Gyarados? Dark Gyarados, sì, giapponese ci manca, anche se ne abbiamo 4 italiani, 4 ragazzi, avete capito bene. Noi siamo pescatori di... Gyarados, Dark Gyarados. Sì, noi solo quello abbiamo trovato, sì. Abbiamo aperto di ogni e abbiamo trovato solo... Noi non siamo il peschereccio, siamo il Dark peschereccio. Ups, aia. Dei Gyarados. Prima, 1, 2, 3. Oh, trainer, Jesse e James, va bene. No, in realtà c'è scritto arriva il Team Rocket. Arriva il Team Rocket, esatto, vai, via. La seconda, prendere le forbici perché
fare come facevo prima nella parte bassa, forse sì, e non potrei danneggiarle. Presa l'artiglieria pesante, così evitiamo disastri. Ecco qua, via. Oh, accorciamo anche i tempi. Vai Roby, conta. 1, 2, 3. Oh, come si chiamano? Garchomp. Garchomp. Di Camilla. Addirittura ti ricordi il trainer? Sì. Wow. Di Camilla, la campione di tutta la regione di Sinnoh. Va bene. Vai. 3, 2, 1. Ah! Blasto! Can I read? La volevo urlare. Qua mettiamo il video Blasto! Favolosa! Adesso troviamo un Venusaur. Magari. Venusaur, Shiny Magikarp, siete benvenuti nella nostra collezione. Soprattutto non voglio gufare neanche un doppione. Non gufo. Vai! 3, 2, 1. Oh, Tapulele. Sì, Tapulele, benissimo. Questa è quella italiana, è la più rara in assoluto. Infatti ha un prezzo molto alto proprio perché è difficilissima da trovare. Ultima carta per lo sbustamento, l'opening di oggi è un 1, 2, 3. Un altro trainer, il doppione me lo sono chiamato, va benissimo. Eccolo qua. Magari vendiamo, cioè no. Sì. Ecco le ultime. Questa vabbè. Charizard. Tapulele. Gix. Blastoise. Livello 52. Garchomp livello X. Che vuol dire 10. Un trainer. Arriva il Team Rocket. Esatto. Questi vanno a unire alla nostra collezione che dovrebbe essere di qua con... Vai, leggi. Cleffa. Tecrom. Claydol livello 45. Lo Pikachu non si sa di chi. Birthday, compleanno, ok. E poi Umbreon. Benissimo, ringraziandovi come al solito per averci visto, per essere arrivati alla fine con un bel terremoto alla telecamera. Sì. Da Roberto e Riccardo, ovvero gli R0. È tutto. Grazie, e invitandovi a iscrivere, attivare la campanella e mettere like. Alla prossima!